La strana proposta di Grillo. Ecco che cosa ha detto. L'idea innovativa proposta da Beppe Grillo potrebbe rappresentare una rivoluzione nella gestione del tempo e nelle attività quotidiane. La proposta di Grillo, che si ispira al pensiero del filosofo francese Auguste Comte del XIX secolo, suggerisce di abbandonare il tradizionale calendario gregoriano, in uso da oltre 400 anni, per adottare un nuovo sistema composto da 13 mesi, ognuno dei quali avrebbe una durata precisa di 28 giorni. Questa proposta potrebbe semplificare notevolmente la vita delle persone e delle aziende. Con mesi di uguale durata, la pianificazione di budget, attività e eventi sarebbe molto più diretta e intuitiva. Inoltre, Grillo sostiene che un tale sistema faciliterebbe la gestione degli anni bisestili, aggiungendo semplicemente un giorno in più alla fine dell'anno, piuttosto che modificare la lunghezza del mese di febbraio, come avviene attualmente. Anche le aziende trarrebbero vantaggi significativi da questo cambiamento. La rendicontazione finanziaria, l'elaborazione delle buste paga e la gestione dell'inventario sarebbero rese più efficienti grazie alla regolarità dei periodi di tempo. Un altro punto forte di questa proposta è l'idea di una giornata festiva universale, aggiunta alla fine dell'anno, che promuoverebbe l'unità globale e la tolleranza, contribuendo a superare le barriere di discriminazione religiosa. La proposta di Grillo è una riflessione sulla necessità di aggiornare e adeguare i nostri sistemi e metodologie al contesto tecnologico e sociale in continua evoluzione. Ricordando che il calendario gregoriano si basa su un sistema ancor più antico, il calendario giuliano, Grillo evidenzia come siamo ancora legati a schemi di misurazione del tempo, che risalgono a un'era molto diversa dalla nostra, caratterizzata da una società prescientifica e teocratica. In conclusione, l'idea di un calendario riformato proposta da Beppe Grillo apre un dibattito interessante sul modo in cui misuriamo e gestiamo il tempo nella nostra vita quotidiana. Un cambiamento così radicale nel calendario richiederebbe una profonda riflessione e un'ampia accettazione a livello globale, ma potrebbe portare a miglioramenti significativi nell'organizzazione delle nostre attività e nella nostra percezione del tempo. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!